Ed io sto qua, a sfogarmi a parole, come una prostituta, con un turpiloquio da facchino, mentre a mia vergogna vedo promessi alla morte 20.000 soldati, correre alla tomba come a un giaciglio, per una fantasia, per una ripicca. Si danna Amleto così, e poi aggiunge: vera grandezza non è combattere senza grande motivo, ma è trovare offesa grande in una pagliuzza che l'onore ha in capo. È la coscienza che ci rende vili. È questo vizio d'analisi a studiar troppo le cose, pensiero, che spaccato in quarti ne ha uno di saggezza e tre di viltà. E così l'Occidente va su e giù per l'elsinore della propria coscienza collettiva. Amleto eutrofizzato, che riempie le piazze e le televisioni, pendolo impazzito tra una marcia pacifista e lo sdegno verso il tiranno di Baghdad, solidale nelle moschee il venerdì, il sabato in sinagoga, tormentato da spaventosi complessi di colpa, lui, principe ricco, coltivando il mito del buon selvaggio. Essere, non essere. Cerca la risposta nelle costituzioni, come se fossero oracoli. Andrò o non andrò in guerra? Non doveva muovere guerra, dice qualcuno, perché dalla nostra storia e dalla nostra cultura discende una responsabilità morale verso il resto del mondo. L'Occidente, investito di una funzione pedagogica, non dovrebbe sporcarsi le mani, ma ammonire, invitare a riflettere, concedere il tempo per il pentimento. Povero Amleto, degradi in Macbeth e scopri di aver conquistato lo status col sangue, e i tuoi fantasmi diventano legioni. Sfogli l'album di famiglia e vi trovi i ritratti di truci assassini. Scopri parentele inquietanti. Povero Amleto, combatti contro la tristezza e la malinconia di una vita troppo agiata che ti ha affiaccato la volontà. Vuoi rinunciare ai privilegi, ma distrattamente, al primo rintocco della campana, svuoti i supermercati. E se ti svegli nel cuore della notte e bombardi l'assassino di tuo padre, scopri la mattina dopo di aver colpito il suo fantasma, solo un tragico simulacro di cartone, costruito a Torino. E così discuti nell'agorà televisiva se andare o non andare, se mandare soldi o soldati. E senza accorgertene, diventi un nano, rimpicciolisci. I tuoi nemici si fanno giganteschi. La faccia atroce del tiranno, cui rimproveri non già le mille colpe, ma la mancata redenzione, oscura il sole bruciando nel golfo. E mentre discuti, a tua vergogna, più di 20.000 soldati corrono alla tomba, come a un giaciglio, per una fantasia, per una ripicca, per una aiuola che non li conterrebbe tutti, che non è fossa, che non è burrone, capace di tanta carneficina. E il Macbeth, che non ti abbandona, aggiunge: si muoia almeno con l'armatura indosso. Bene, mettiamo da parte la tragedia della guerra, anche se di altre umane tragedie continueremo ad occuparci. Il 21 settembre dello scorso anno, in una mattina di sole, il giudice Rosario Livatino veniva assassinato mentre con la sua automobile si recava al lavoro. Fu un agguato vigliacco che riempì di sdegno l'intera nazione. Da quel giorno i problemi legati alla nefasta presenza della criminalità organizzata ad Agrigento, e non solo ad Agrigento, continuano, e soprattutto
La situazione complessiva della giustizia si è ancora di più aggravata, se ciò era possibile. Sabato scorso, tuttavia, nel tribunale di Agrigento, quel tribunale dove Livatino aveva lavorato con grande dedizione, è stata scoperta una targa in memoria del giudice a cui è stata dedicata l'aula delle udienze. E su questo abbiamo pensato di realizzare il secondo servizio di questa sera. Dottore D'Angelo, cosa dobbiamo e possiamo fare noi tutti perché il sacrificio di Livatino possa servire alla crescita anche civile della società agrigentina e non solo agrigentina? Io credo che questa cerimonia voglia proprio cogliere il desiderio unanime di tutti i magistrati e di tutti gli uomini giusti che in questa città, in questa terra sono tanti, più di quanti non si creda, e che sanno cogliere la verità al di là di ciò che si vuole fare apparire, ci sia la volontà, dicevo, di recepire il messaggio di questa testimonianza, di farne patrimonio comune, perché resti per sempre e per tutti la volontà di non disperdere il messaggio che nella sua vita e col suo martirio ha dato il collega Livatino. E solo in questa chiave si potranno raccogliere gli intenti comuni di tutti gli uomini onesti. Ecco perché abbiamo voluto dedicare quest'aula a Rosario, che era un uomo giusto, e l'aula dove si amministra la giustizia gli andava dedicata doverosamente. Per noi e per tutti quelli che ci seguiranno, per tutti gli operatori di giustizia, quest'aula testimonierà per sempre questa volontà di recepire il messaggio dato dal collega. Tuttavia, per la giustizia in Italia, in Sicilia, ad Agrigento ci sono dei dati di fatto dolorosamente negativi. Le mancanze di strutture che paralizzano ad esempio proprio qui ad Agrigento ogni attività da alcuni mesi. Le polemiche nella magistratura, ma soprattutto tra la magistratura e il mondo politico. Io credo che le polemiche spesso sono strumentali o disinformate e completano spesso l'opera, forse certamente inconsapevolmente, l'opera che hanno fatto gli assassini. Perché noi abbiamo la dimostrazione che laddove le condizioni essenziali per amministrare giustizia si realizzano in singoli uffici, si ritaglia immediatamente le condizioni di efficienza. Certo, le condizioni in cui versa il Tribunale di Agrigento è quasi emblematica, gli organici sono al di sotto del 50%, gli unici uffici che sono riusciti a compiere per intero il loro dovere sono quelli del settore penale, e tant'è che la giusta protesta degli avvocati, che sostanzialmente recepisce delle lamentele, delle tante attese a lungo vanificate della magistratura agrigentina. E voglio dire però che certe polemiche strumentali fanno solo male, perché servono a distogliere l'attenzione che invece va dovuta alle vere profonde ragioni del proliferare del fenomeno mafioso nel tessuto sociale della nostra collettività, e servono soprattutto ad evitare ogni scomoda considerazione sul perché la magistratura viene tenuta in queste condizioni, che sono assolutamente inaccettabili a rendere un servizio adeguato per la collettività, malgrado gli sforzi disumani che
che vengono compiuti dai singoli magistrati. La stessa magistratura ha qualche colpa, qualcosa da rimproverarsi? La magistratura non ha mai esitato a fare autocritica quando c'è da farla, ma rifiuta le accuse strumentali. Per fortuna a livello di ambiente ci conosciamo tutti, gli uomini si soppesano al di là di polemiche strumentali e ciascuno sa quanto vale l'altro. Se ci saranno delle autocritiche in sede istituzionale, queste potranno anche essere compiute, ma noi rifiutiamo la polemica preconcetta. Dottore Borsellino, lei ha fatto nel corso di questa cerimonia un durissimo attacco soprattutto ai politici che ha accusato di criticare vanamente la magistratura, di isolare la magistratura e di non svolgere il ruolo che loro compete, cioè quello di legiferare e di far sì che la magistratura possa lavorare con tutti gli strumenti idonei. Ci vuole spiegare soprattutto i riferimenti concreti di questa polemica? Ma guardi, intanto vorrei dire che questa cerimonia in cui si è dedicata a un'aula al Rosario Levatino ha sicuramente il significato di doveroso riconoscimento alle doti e al sacrificio di questo collega, però questa tabella messa all'inizio dell'aula che intitola quest'aula a Rosario Levatino e anche mi consenta un grosso richiamo e una grossa denuncia, ecco perché la ragione del mio intervento polemico, perché dopo la morte di Rosario Livatino noi abbiamo visto qui precipitarsi e comunque tutti fare dichiarazioni dicendo che l'amministrazione della giustizia non doveva essere tenuta in queste condizioni e non dovevano essere tenuti i giudici in queste condizioni di sovraesposizione. E poi che cosa è avvenuto? È avvenuto che da ben due mesi successivi alla morte di Rosario Levatino la giustizia ad Agrigento è paralizzata, cioè non vi sono stati quegli interventi ad Agrigento, come peraltro aggiungo in tutto il resto d'Italia, che mettono la giustizia in condizioni di funzionare. E allora era doveroso in questa occasione fare questa polemica non contro il governo o il Parlamento, fare questa polemica per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, che deve essere la chiave di volta di questa situazione, della risoluzione di questa situazione. I riferimenti concreti circa la situazione attuale in cui si trova la giustizia, è facile farlo. Nonostante l'Associazione Nazionale Magistrati l'abbia già richiesto da diversi anni, cioè da quando cominciarono cominciò a farsi il conto alla rovescia per l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, la magistratura associata ha chiesto che il governo e il Parlamento approntassero un piano globale per la giustizia, cioè una ricognizione di quelle che erano le necessità perché la giustizia sia strutturale, sia in uomini, sia in leggi, per cui la giustizia è funzionante, e degli interventi conseguenti. Di fatto, da un anno a questa parte, un anno, alcuni mesi fa, da un po' di tempo a questa parte abbiamo sì visto entrare in vigore il codice di procedura penale, che noi magistrati ci siamo in tutti i modi sforzati di poter far funzionare, e poi non è avvenuto più niente. Senta, c'è tuttavia chi sostiene che una parte di responsabilità ce l'hanno anche i magistrati, perché si dice sono troppo divisi al loro interno e troppo spesso legati a correnti politiche. È vero questo? Ma guardi, se la magistratura può sicuramente fare ammenda di divisioni che anche violente che vi sono state in passato, e in divisioni in gruppi che un po' scimmiottavano le divisioni dei partiti in sede parlamentare, non penso che nell'argomento di cui stiamo trattando la magistratura ha dato dimostrazione di divisioni di questo genere. È ormai da tempo che la magistratura conduce non solo un'azione unitaria fra tutte le sue componenti per la rivendicazione di questi che non sono interessi di bottega, ma sono interessi di tutti i cittadini, perché
la casa giustizia è la casa di tutti i cittadini, ma la conduce addirittura in perfetta unità di intenti con quelle che sono addirittura le organizzazioni degli avvocati, le organizzazioni forensi che qualcuno ha voluto vedere portatori di interessi contrapposti a quelle dei giudici. Ebbene, il movimento di avvocati e giudici per la giustizia è quello che ha promosso in questi ultimi mesi manifestazioni unitarie che hanno avuto indubbio successo proprio per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica a questi problemi che non sono né della categoria dei giudici né della categoria degli avvocati, ma sono gli interessi di tutti i cittadini e cioè di tutta la popolazione italiana. Io penso che proprio in questo momento parlare di divisione all'interno della magistratura o di divisioni fra magistrati e avvocati sia un pretesto per non far nulla. C'è il rischio concreto di rimanere travolti da una situazione di giorno in giorno sempre più difficile e drammatica. Se il governo e il Parlamento continueranno a emanare con riferimento alla questione giustizia provvedimenti disorganici destinati a durare poco nel tempo, a non risolvere la situazione, cito l'ultimo esempio, quello di un decreto legge che doveva profondamente incidere su alcune disfunzioni che erano state segnalate e che è durato appena un mese, perché dopo un mese il Parlamento non è riuscito neanche ad approvarlo, tant'è che il governo è stato costretto a ripresentarlo nuovamente. Se si continuerà a operare così senza affrontare un piano globale per la giustizia con i corrispondenti interventi finanziari che dovrebbero arrivare almeno al 3% del bilancio nazionale, è chiaro che la situazione continuerà a diventare sempre più incontrollabile. I giudici continueranno a lavorare e a sovraesporsi e in alcuni casi a fare la fine di Rosario Livatino come tanti altri, i politici appariranno ai funerali proclamando unità di intenti per risolvere questo problema e dopo pochi mesi saremo sempre punte da capo. Grazie.